tutto abbastanza tranquillo. Oh, oh, ecco di nuovo i miei sensi di ragno che vibrano. Ambasciatore Bouchamp, la riunione del Consiglio di sicurezza è stata spostata alle 10. Sta indietro, padre. Sì, figliolo mio, dobbiamo fuggire, altrimenti il dottor Doom... Non preoccuparti di quel tiratore, padre. Un giorno sconfiggerò il dottor Doom e libererò la Tveria una volta per tutte. Via! Fermati! Ho detto di fermarti! Doom è un mostro! Deve essere fermato! Deve essere fermato! La matrice è pronta, dottor Doom. È perfetta, signore. Naturalmente. Basta così, Boris. È una copia perfetta, signore. Sì, nessuno sarà in grado di distinguere il mio robot dal vero segretario generale delle Nazioni Unite. Sì, signore, come lei aveva ordinato. Il suo jet partirà tra un'ora. Bene, Boris. Presto il mondo sarà in mano mia. E farà quello che io voglio. Кладове. Пите. Volevo vedere com'era fatto lo sgabuzzino delle scope. Il signor Jameson ti ha cercato dappertutto. Grazie. Betty, c'è un ballo venerdì sera al campus. Verresti? Con piacere. Passa a prendermi alle 8, d'accordo? Parker! Vieni subito qui, fannullone! Il dottor Doom è soltanto un tiranno. Il mondo avrebbe bisogno di capi come il dottor Doom. Forte, deciso, per porre termine una volta per tutte al terrorismo. Hai espresso perfettamente il mio pensiero, zio. Perché? Lui avrebbe dei pensieri? È in visita alle Nazioni Unite. Voglio la foto in prima pagina. La foto di quel tiranno? Ma come? Ok, Parker. Voglio delle foto sensazionali. Indubbiamente Sua Maestà sarà pronto a ricevermi personalmente. Una moneta da 10 cents di mancia. Che razza di spilorcio.
Credevo di avergliene data una da 5 cents. Se ha bisogno di qualcosa, signor Jameson, domandi pure. Ah, senz'altro. Questo sì che si chiama servizio. Ci vediamo dopo. Voglio scattare qualche fotografia. Quel Parker. Voglio proprio vedere se riesce a scattare qualche foto interessante. Buongiorno, signor segretario. La mia macchina fotografica scatterà le foto per Jameson. E io potrò tener d'occhio il dottor Doom. Signore e signori della stampa, delegati alle Nazioni Unite, Sua Maestà il dottor Doom. Eccolo lì. Gente del mondo, io sono il dottor Doom. Ascoltatemi bene. C'è un'unica risposta ai problemi del mondo. Una guida sicura, la mia potente guida. Sotto il comando del dottor Doom non ci saranno più guerre. Non ci sarà più fame. Quello che io chiedo è l'obbedienza assoluta. Il dottor Doom arriverà subito. Bene, chiami il mio fotografo. Questo sarà un incontro storico. Ehi, accidenti! Ma che cosa succede? Aspetta di essere ricevuto dal dottor Doom! Allora, va tutto bene, signor Jameson? Benissimo. Arrivederla. Non ci sarà dibattito. Voteremo subito. Doom eletto signore del mondo. Questo no. Sì, certo. Il dottor Doom ci governerà. Il dottor Doom sarà signore del mondo. Noi siamo per il dottor Doom. Doom! Questo è un incubo. Doom eletto dittatore del mondo. Silenzio! Un momento, io protesto! Il popolo di Buckland, amante della libertà, non accetterà mai il comando di un così feroce tiranno! Silenzio ora! Ecco! Questo per farti conoscere il potere del dottor Doom. Il mio primo atto in qualità di dittatore del mondo è di abolire tutti i quotidiani e le televisioni. Nessuno dovrà mai contrastarmi. Non se la caverà tanto facilmente, criminale! La mia parola è legge! Distruggete l'uomo ragno! Sembra che il dottor Doom si interessi a me. Doom! Distruggete l'uomo ragno! Prendetelo! Sì, prendiamolo! È bello avere tanti amici. Grazie di avermi invitato alla festa, Peter. Ci verrò certamente. Parker! Ah, sei qui! Sì, signor Jameson. Belle foto, Parker. Che cosa ha detto, signor Jameson? Oh, Peter, chiamami pure Jonah. Ma mi ha proprio detto di chiamarlo Jonah. Sì, oggi è proprio strano. Da quando è ritornato dall'Assemblea delle Nazioni Unite è diverso. Aspetti!
Ambasciatore, voglio aiutarla a combattere il dottor Doom. Che cosa? Combattere Doom? Doom è la nostra speranza. È quasi forte come l'uomo ragno. Ed è cambiato anche lui. Esattamente come... Oh, Peter, chiamami John. Oggi parleremo dei circuiti stampati che rendono possibili i vostri orologi digitali, i calcolatori e persino i robot. I robot? Ma certo, i robot! Scusatemi. Perfetto. E ora chiudiamo la trappola con il mio speciale gas soporifero. Uomo ragno. Posso fidare solo di te. Doom ha sostituito tutti i delegati alle Nazioni Unite con dei robot. Anche Jameson. Sono duplicati perfetti. Non avere fretta, uomo ragno. Robby, il mio migliore amico. Che cosa ho fatto? Che importa un robot in più o in meno? Non fa niente. L'importante è che l'uomo ragno sia in mano mia. Mi chiedo che cosa abbia in serbo il dottor Doom per il nostro buffone travestito. Sono proprio curioso di sapere chi è realmente l'uomo ragno. Sì, anch'io. Ehi! Ormai non posso fare più niente per riportare in vita il mio amico Robby. Però posso fermare il dottor Doom. E lo farò. Ora a noi due. Idioti, incompetenti, incapaci. Ora penserò io a distruggere l'uomo ragno. Ah, magnifico. Costituisco proprio un ottimo bersaglio. Doom non penserà di fermare un arrampicatore come me con delle sbarre. Oh, elettrizzante. E oltre a quello, uomo ragno, c'è un campo di forza paralizzante. Questi raggi... Oh, io... Oh. Va bene, prendiamolo. Ora che ho sistemato l'uomo ragno, posso continuare indisturbato il mio piano. Certo, nessuno può trattenere il fiato così a lungo. Andiamo. Errore. Nessuno che non sia un ragno può trattenere il fiato così a lungo. Questi robot elettronici sono una materia piuttosto difficile. Ma devo capire se voglio vendicare il mio amico Robby. Vai al Diamante Nero e sbarazzati della guardia. Signor segretario generale, buonasera. Desidero guardare il Diamante Nero per un momento, da solo. Beh, se lo dice lei, va bene, signor segretario. Ora, usa il tuo dito meccanico per aprire la cassa. Sostituiscilo con il falso diamante. Bene, molto bene. Grazie, buonanotte. Buonanotte, signore. Ah, ecco. Stop.
Ho trovato finalmente. Ora so come sconfiggere Doom. Peter, ti ho sentito starnutire, caro. È meglio che tu beva una tazza di brodo caldo. Oh, io ti ringrazio, zia May, ma non ho tempo ora. Devo... Sciocchezze, Peter. Adesso voglio che ti riposi un po'. Devi metterti subito a letto. Va bene, zia May. Da qui buono e tranquillo, eh? Sì, certo, zia May, e grazie. Che cara persona, non so come farei senza di lei. Ma in questo momento l'uomo ragno ha da fare. Professore, deve aiutarmi. So che è sorpreso di vedermi, ma lasci che le spieghi. Questo dovrebbe funzionare. Ma prima bisogna provarlo. Non c'è tempo, professore. A mezzogiorno il dottor Doom rivolgerà un discorso a tutto il mondo. Devo fare presto. Questa cos'è? Una nave latveriana. Ma certo! Maledetto, scommetto che dietro a questa faccenda c'è quel maledetto uomo ragno. Salve, gente! Come va? Ora vediamo se avevo ragione. Maledetto. Lei è sempre un ammiratore del dottor Doom? Uomo ragno! Lo sapevo che c'entravi tu! Ma quando capirà che... Robby! Ma è impossibile. Tu che cosa? Ah, certo. Sei solo un robot del dottor Doom. E lo proverò. Visto? Visto cosa? Ma... non sei un robot. Ora ne sei convinto? Oh, scusami, ma... mi fermerei volentieri a fare quattro chiacchiere, ma ho un appuntamento urgente con il dottor Doom. Silenzio! Gente del mondo, io sono il dottor Doom e sono il vostro capo. Come sapete, tutti gli eserciti sono sotto il mio comando e tutti i governatori del mondo sono... Non essere troppo precipitoso, furfante. Prendetelo! Spiacente, bocca di ferro, ma il gioco è finito. Mi dispiace di far saltare in aria il tuo sogno di potere, ma tutto il mondo è stato testimone dei tuoi inganni. Oramai sei smascherato. Per ora sei riuscito a fermarmi, uomo ragno, ma l'ultima esplosione sarà per me. Ho già sentito di gente che va in pezzi quando perde, ma questo lo trovo ridicolo. Ricordati bene una cosa, uomo ragno. Anche nella disfatta, il dottor Doom non perde mai. La cosa non finisce qui, uomo ragno. Tra noi due la partita è ancora aperta. Pronto? Pronto! Peter, sbrigati o faremo tardi al bar! Oh, mi dispiace, Betty, ma è successo qualcosa di molto importante. Ma che cosa c'è di più importante che accompagnare me al ballo? Ah, un appuntamento con un dottore. La tua la mia pelle.